Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, come vi ho anticipato tempo fa, avevo iniziato una collaborazione con Look Fantastic ed effettivamente mi hanno iniziato ad inviare alcuni set ed per mostrarveli ovviamente e per vedere i prodotti, ed hanno pensato di mandarmi anche la Beauty Box, che se non ricordo male avevamo già aperto alcune un anno fa, due anni fa, ed come prova per vedere perché altre ragazze sul web fanno questa cosa, e quindi se mi interessa dovrei fare la stessa cosa anch'io. Però ovviamente non è che deve interessare a me, deve interessare a voi. Quindi cioè, a me interessa tutto, basta parlarmi di beauty e mi interessa tutto, sempre. Però ed è ovviamente se è una cosa che a voi non interessa non accettiamo neanche. Allora, sarebbe che c'è un abbonamento che è disponibile alle Beauty Box, eccole qua, quelle mensili. Se non ricordo male, il prezzo della singola box è 20 euro, poi va da abbonamenti di 3, 6, 12 mesi fino ad arrivare a 14 mesi a 15 euro, se non ricordo male. Ed è dunque, cosa fanno le altre ragazze? Ricevono la box ogni mese, ed è sperando, perché dall'Inghilterra, e ricevono i prodotti ogni mese, aprono la box in tempo, in modo che se le ragazze vogliono, sono interessati a quella box, le ragazze che la seguono, riescano ad acquistare la box con il loro codice sconto. Ok, fino a qua ci siamo. Il mese dopo, oltre ad aprire la box del mese, ed ho visto che fanno una carrellata un attimo dei prodotti per dire come si sono trovate, ma prima di accettare o meno hanno mandato una box di prova da vedere come si comporta. E allora io direi adesso la apriamo, vediamo cosa contiene, come si presenta, e poi mi farete sapere voi, perché comunque mi piace la scatola, comunque sarete voi a decidere. Allora, secondo me questo qua fa un po' molto spoiler, quindi per il momento lo teniamo qua. Questa è la box. Ok, ok, e si presenta così. Allora, prima di aprirla, io ho paura di due cose: che Look Fantastic metta nelle beauty box, in queste, tanti prodotti di Elemis e Avant. Vedo che pompano tanto su questi due marchi, che a me piacciono assolutamente, ma li trovo molto costosi rispetto ad altri in commercio simili. Vedo che nell'inquadratura si vede il mio cuscino di Snoopy, quindi ve lo mostro meglio. Preso tempo fa, io ho fatto anche il video su Wish. Ok, allora, prima cosa che è venuto ed è Satin Sleep Mask Glow, quindi è la maschera, mascherina da notte, ok, in raso, quindi satin raso, sì, in modo che non vada a creare segni sul viso. Ok, non le uso, ma ok, ecco, l'avevo appena detto, effettivamente eccolo qua, Elemis Pro Collagen Marine Cleanser Anti-Aging. Diciamo che è un bel formato, 30 ml è un bel formato, l'avevo appena detto. Allora, io sinceramente sto guardando questa box e mi sto chiedendo perché, però va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, Starsin VIP The Gold Mask, una maschera occhi rivitalizzante con due patch. Allora, i patch per gli occhi sono sempre assai graditi, ok, ok. Qui c'è una bustina che immagino che contenesse questo. E questo sono davvero curiosa di provarlo, perché ho sentito tanto parlare di questo marchio, non avevo mai provato niente. Lotti London. Questo è il blush, colore, non c'è scritto, però vedo che non è un formato veneta perché c'è scritto not for sale, ecco. Questo qui. Che carino. È un, oddio, è un rosino delicatissimo alla fine. Ok, però sono curiosa di provarlo. È un marchio che non conoscevo. Adesso però lo mettiamo dentro la sua bustina. È un marchio che non conoscevo, ma ero davvero curiosa di provare. Poi vediamo
Spotlight di Eyeko, illuminante in matita, oddio, mi sembra un po' una travel size, 1,41 grammi. Ultimo prodotto che ho visto da qua, ho detto, ma che cos'è? Hollywood Browser, quindi browser, un rasoio per definire i peli del viso, sopracciglia, non necessita di crema, sapone o d'acqua. Ok. Sentite tutti questi silenzi? E che mi sto chiedendo perché. Allora, invece la confezione è carina perché viene con il rasoietto. Ok. E la sua custodietta. Ok. Devo essere sincera, in questa box pubblicherò mai questo video? Non lo so. Se io mi trovassi a dover promuovere una box del genere, non lo farei. Magari vale tanto. Magari vale tanto. Non ci sono i prezzi, magari vale tanto. Allora, nello spoiler i prodotti sono questi. E qui c'è un pennello, non questo rasoio. Ed effettivamente ci sono tutti i prodotti con anche il pennello. Sinceramente avrei molto preferito il pennello. Sinceramente. Ma davvero tanto. Allora, la parola a voi, se magari conoscete le box degli Ufantastic. Sono sempre così? O è un caso? Perché se è un caso, ne riparliamo. Se sono sempre così, fermiamo tutto e stop. Però voglio sapere da voi perché siete voi a dover decidere, ovviamente, come sempre. E niente, quindi questo video finisce qui per il semplice fatto che dovete dirmi voi che cosa ne pensate. Lotti London, sì, finalmente posso provarlo. Tutto il resto. Però fatemelo sapere voi. Se adesso intanto andrò a vedere i video di altre ragazze, se per caso hanno ricevuto il pennello e oltretutto andando indietro come sono i video, cioè delle box indietro, perché non la conosco. Con Look Fantastic collaboro davvero da poco, quindi non conosco la beauty box. E fatemi sapere tutto voi a questo punto. E niente, spero sia stata utile. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!